credo che l'area che vediamo in questa zona, che è quella dell'ampliamento, quella che riguarda la zona di, all'interno del sedime del comune di Lonate, è quella che in realtà occupa il maggior l'elemento forse principale di conflitto rispetto al progetto, cioè i 4 milioni di metri quadrati di terreno, 4 milioni di metri quadrati di terreno che vengono espropriati al comune di Lonate Pozzolo, in realtà vengono donati gentilmente dal Ministero della Difesa con il prezzo, pensate, 4 milioni di metri quadrati di terreno, il prezzo sono circa 60 milioni di euro in opere che SEA farà per il Ministero della Difesa. È vero che l'aeroporto passerà da 18 a 50 milioni di passeggeri, così come si dice nel 2030. È vero che si passerà da 400.000 a 1.400.000 milioni di tonnellate di merci, e questi numeri naturalmente con l'aeroporto così come progettato oggi potrebbero tranquillamente ulteriormente crescere. Se le ipotesi sono irreali, così come noi supponiamo, a questo punto avremo solamente il fatto che le tariffe saranno aumentate, perché questo è quello che chiede all'Italia per poter realizzare il master plan. Vengono occupati inutilmente 4 milioni di territorio, perché verranno occupati inutilmente, non dal punto di vista dell'immobiliare SEA, ma verranno realizzate infrastrutture interne che saranno assolutamente inutili. I costi di tutto questo sono comunque a nostro carico, sono a carico di tutti i cittadini che lì dentro frequentano l'aeroporto per muoversi. Due parti ben diverse, però vorrei tornare sull'obiettivo del master plan e volevo chiedere a Walter, ma a cosa serve questo master plan? Si parla di un master plan di SEA per lo sviluppo di Malpensa, ma perché? Perché è stato presentato questo master plan e a cosa serve? Allora, iniziamo a fare una distinzione, nel senso che il master plan è uno strumento urbanistico. Si applica quando si deve fare quella che si chiama programmazione territoriale, e già qui dovrebbe sorgere in noi il dubbio, nel senso che qui si parla di espansione aeroportuale, non si parla di programmazione futura di un territorio. Però se noi rimaniamo fermi su questa cartina un attimo e andiamo a vedere tutto ciò che vuole, che comprende il master plan, quindi non solo la terza pista ma anche tutta una serie di capannoni per la logistica, il parco logistico, il centro direzionale, l'hotel, capite bene che manca la residenza e poi siamo di fronte a quello che è una programmazione di un qualsiasi comune. Né più né meno corrisponde alla programmazione di un PGT. Banalmente, se noi prendiamo la parte dell'espansione e la copiamo sopra il territorio di Lonate Pozzolo, il territorio di Lonate Pozzolo sparisce. E quindi qui viene il primo dubbio: il master plan è lo strumento giusto per occuparsi di espansione di un aeroporto? E poi dobbiamo anche chiederci se l'espansione di un aeroporto con le sue attività deve comprendere o meno una nuova pista, la pista serve per far volare gli aerei, e non tutta un'altra serie di opere di infrastrutture che c'entrano poco o nulla con l'attività aeroportuale. Riprendo il riferimento al contesto europeo che hai fatto tu appena adesso e giro la domanda a Jimmy. So che Jimmy hai fatto un'analisi comparativa degli aeroporti grossi, degli aeroporti che hanno una rilevanza sul territorio su cui insistono. Bene, se andiamo a guardare Malpensa e lo andiamo a confrontare con gli altri aeroporti europei principalmente, per omogeneità sociale, culturale, economica, quali sono i punti di forza e i punti di debolezza di Malpensa? Quali sono gli aspetti negativi nella realizzazione, nel progetto che è stato realizzato fino ad oggi di Malpensa, dalla Malpensa degli anni 60 alla grande Malpensa degli anni 80, Malpensa 2000, che cosa manca a Malpensa per essere un aeroporto moderno? Allora, quindi dopo appunto la grande Malpensa, Malpensa 2000, adesso dovrebbe esserci Malpensa 3000 in realtà. E quello che è Malpensa 3000 in realtà è
come dire, la dichiarazione che nulla è stato fatto di concreto dal punto di vista della progettazione generale. Io mi sono preoccupato di fare un'analisi comparativa con altre situazioni simili, perché mi ero un po' stufato delle prese di posizione, ormai io uso questo termine sloganistico, cioè a slogan ci viene detto che questo è il progresso, questo è il futuro, insomma praticamente non c'è nient'altro che questa cosa qui e non viene mai fatta comparazione. Quante volte ci è stato detto Malpensa sta aumentando moltissimo, quest'anno è aumentata dell'8%, l'anno scorso era aumentata del 4%, ecco, uno dice sì, ma è tanto o è poco rispetto ad altri sistemi, è tanto o poco, cioè, sta crescendo oppure sta crescendo molto meno di quello che stanno facendo altri. In realtà quello che sta succedendo in giro per il mondo è che gli aeroporti dell'est che sta crescendo, quindi dalla Cina all'India eccetera, lì cioè, c'è un sistema aeroportuale che sta crescendo moltissimo, sta crescendo a doppia cifra in termini percentuali. Noi in Europa in realtà invece stiamo avanzando molto lentamente, crescendo sì ma molto lentamente, naturalmente frenati soprattutto negli ultimi 10 anni dalle continue crisi. Ma allora cerchiamo di ragionare anche su che cos'è il territorio attorno a Malpensa. Allora Malpensa per esempio, io ho fatto questo dato, ho valutato quanti aeroporti ci sono nel raggio di 200 km attorno alla città di riferimento dell'aeroporto e attorno a Milano. Ci sono, considerando solo quelli italiani, perché se tengo dentro nei 200 km avrei dentro anche Ginevra e Zurigo, considerando quelli più grossi, insomma, quindi lasciando escludendo, visto che siamo 200 km, Venezia e Bologna, che comunque sono anche importanti, ma diciamo, escludendo questi, noi in quest'area abbiamo circa 40 milioni di passeggeri, cioè il sistema degli aeroporti in quest'area, che è composto da 8 termini. Quindi 7 aeroporti, 8 terminal perché a Malpensa ci sono 2 terminal, quindi 7 aeroporti sono Genova, Torino, Malpensa, Linate, Bergamo, Brescia e Verona. Ecco, questi 7 aeroporti hanno in totale 8 piste e servono 40 milioni di passeggeri su un ambito che sta attorno a Milano, diciamo, siamo su questi livelli. C'è solo un'altra situazione molto molto simile a quella italiana, che è quella attorno a Londra. Attorno a Londra, nei 200 km, la figura che vedete più in là, ci sono esattamente 11 terminal, in realtà sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aeroporti. Quindi 7 aeroporti in questo raggio, quindi esattamente il numero degli aeroporti che abbiamo qui, ci sono 8 piste, cioè esattamente lo stesso numero di piste che abbiamo noi e peraltro loro le hanno anche tutte quante piuttosto più corte rispetto alle nostre. Ebbene, loro con questo sistema servono 132 milioni di passeggeri, cioè il triplo dei passeggeri che serviamo noi in quest'area. Ma non è un caso, cioè non è, ma sono anche bravi. Ma è anche che servono molte più persone. L'area naturalmente attorno a Londra ha milioni di abitanti, molti di più di quanti ce ne sono attorno all'area milanese.